Andiamo? Dopo oltre 2 mesi in prova, sei riuscito a convincere il Padova a tesserarti? Sì, sono contento adesso per essere ufficiale calciatore di Padova e adesso so lavorare, che mi importa. In questi 2 mesi com'è andata? Insomma, hai scoperto l'ambiente, l'hai conosciuto, tra l'altro hai conosciuto sia il precedente allenatore che l'attuale, quindi hai vissuto anche il cambiamento. Sì, sì, sempre ragazzi tutti bravi con me e come parla prima sono contento e basta. Ci descrivi le tue caratteristiche, sei un centrocampista con quali qualità? Io sono un centrocampista, anche mezzala, la mia qualità tiro in porta, un po' di qualità con la palla e faccio vedere tutti e aspetto che va tutto bene. Il campionato adesso è fermo, però insomma c'è un obiettivo importante, almeno arrivare il più alto possibile in classifica e cercare di giocarsi ai playoff, una promozione. Tu ci credi? Sì, sì, aspetto giocare, sì, però devo lavorare sempre forte e dare il meglio di me, e solo così posso giocare. Ma secondo te la squadra com'è? Bene, squadra forte, lavoro sempre forte e l'obiettivo è sempre più alto. Hai visto anche le avversarie in questi anni, questi mesi, scusami, giocare? Che idea ti sei fatto di questo girone? Sì, ho visto tutti i partiti, desde quando mi alleno qua, ho visto tutti, è un campionato forte, però a Padova è una squadra fortissima che deve essere sempre alto e speriamo tutto bene. Senti, è stato difficile per te, il primo giorno che sei arrivato, era dicembre o novembre? Inizio dicembre. Sì, quasi 3 mesi. Sì, scusami. Sì, ma questo è la prima volta in Italia, tranquillo, e mi allenare 3 mesi, 2 mesi e mezzo, sempre tranquillo, sempre con la testa pronta e adesso sono contento per fermare. Però insomma non è facile così tanto, ti aspettavi che magari arrivasse prima, ormai avevi perso le speranze, cioè di che ormai non ti... Sì, è molto difficile stare qua 2 mesi e mezzo, vedere la mia qualità. Però io sempre con la testa firme, sempre con speranza di firmare e adesso ho firmato. Hai fatto l'ultima esperienza con l'America, giusto? Sì. E se non ho letto male, ti sei svincolato nell'aprile del 2019? Sì, io sono svincolato in maggio 2019 e dopo venire in Italia per fare cittadinanza italiana e questo leva un tempo. Sì, il mio procuratore brasiliano e anche un procuratore, è un parceiro di mio procuratore brasiliano che si chiama Antonio Giorgiani, ha portato qua in Padova a 2 mesi, 3 mesi. È difficile, arrivare in Italia perché io sono brasiliano, però quando arrivo sono contento di stare in Padova, di fare allenamento e non è un problema di stare in 3 mesi, 2 mesi, anche 4 mesi di prova, per me non è un problema. Adesso sono pronto per giocare, sono contento qua e isso che basta. Io ieri guardavo un po' un tuo video che probabilmente era del tuo gruppo di agenti che ti segue, perché l'ho visto dura qualche minuto, tutte le tue caratteristiche, no? Quando eri al Boavista, ecco, Sì, sei un giocatore che gioca prevalentemente in mezzo al campo. Metà campo, sì. Predilige una posizione nella difesa. Sì, a volte la difesa, anche se è anche mezzala, posso fare tutte e due e chi mister voglio posso fare. Ecco, ma poi non so, sei destro, no? Di piede, perché mi sembrava, da quello che ho visto, che io usi prevalentemente il destro. Sono un giocatore destro, però anche sinistro, ma io sono a destro. Ma sei stato al Boavista, è stata forse l'esperienza più importante perché hai giocato anche con la prima squadra nella Serie A portoghese. Sì, sì, in Boavista sei l'equipo più importante che ho giocato, adesso sei Padova,
sempre più importante è chi sono. Sì, adesso più importante sei Padova, in Boa Vista una esperienza bella, però l'anno scorso e adesso sono a Padova, penso solo a Padova. Cambia vita tutto e questo non è un problema per me. Felice quando andavo in Boa Vista perché è prima squadra Serie A, è un campionato forte, però anche è un campionato forte in Serie C e la testa sempre andare avanti, questo non è un problema per me. Quindi tu adesso hai la cittadinanza italiana? Sì, mm-hmm. Sì, adesso sì. Perché hai qualche parente italiano? Sì, mio nonno. Tuo nonno di dove? Di dove era? Sino qua Ovivo. Ah. Ovivo. Hai ancora contatti oppure con tuo nonno? No, adesso niente. È vero che a un certo punto c'era stata la possibilità che tu andassi alla Provercelli e che hai voluto fino in fondo giocarti le tue chance qui col Padova per essere tesserato? No, ha parlato una volta con qualche persona in questo caso, però la mia testa è sempre in Padova. Senti, la società dice che ha apprezzato di te il fatto che tu non abbia mai mollato, che ti sia sempre allenato con grande intensità, insomma hai dimostrato tantissima voglia e te l'hanno detto, immagino, insomma sei contento anche di questa cosa? Sì, sono contento perché la mia vita è calcio, solo calcio, io penso sempre così, la mia famiglia in Brasile sempre mi pone più alto, Gabriel, non fermare sempre, e questa è mia vita, calcio è la mia vita e oggi Padova è la mia vita. C'è un giocatore a cui ti ispiri della Serie A? Come, scusa? No, parla. Sì. No, un giocatore della Serie A che ti piace, che vorresti essere come lui, che gli assomigli? In Serie A mi piace Pjanic e anche Alfredson qua, che giocato in Serie A, ma però basta. Tra l'altro qui ci sono anche altri due brasiliani, no? Gabionetta e Ronaldo, ti hanno aiutato in questo periodo? Sì, sempre qua. Sempre qua con me, sempre, anche in squadra d'oro, sempre con loro. Già, no, prima volta, però mi piace tanto, è simile al Brasile per i quasi gruppi di massa.